Aerosin è una suggestione, un'ipotesi di un futuro in cui l'uomo non abita più la Terra e si distacca nei cieli per avere un impatto sul suolo pari a zero. Aerosin Foundation nasce nel 2015 da un'idea di Thomas Saraceno. Il progetto è incentrato sullo sviluppo e la ricerca di sculture aerosolari. Più ti avvicini alla forma di una sfera, più riesci ad ottimizzare il rapporto tra superficie e volume. Aerosin è un'epoca, ma è anche un grande sogno. Quindi il lancio di una scultura di Aerosin è un lancio simbolico, è un lancio fisico, è uno slancio verso un futuro differente. Siamo a Palazzo Strozzi, dove è in scena la mostra di Thomas Saraceno, composta da grandi installazioni. Tutte queste installazioni sono connesse tra loro da un unico comune denominatore, che è l'aria, che è anche il titolo della mostra. Si parla di utopie, ma si tratta sempre di utopie realizzabili, perché quelle di Thomas sono utopie supportate da solide basi scientifiche, da una ricerca che dura ormai da molti anni, allargandosi a discipline diverse rispetto all'arte. Thomas vuole passare dall'epoca dell'antropocene all'epoca dell'areocene, quindi questa epoca dell'aria, e questo passaggio non poteva che avvenire nel luogo dove l'antropocene in un certo senso è nato, ovvero nel prototipo del palazzo rinascimentale, che appunto mette l'uomo al centro dell'universo. Questa potente metafora doveva essere espansa anche con azioni collettive di coinvolgimento delle persone, possibilmente appunto all'aperto, e così è stato con la collaborazione con la manifattura Tabacchi. Siamo alla manifattura Tabacchi di Firenze. Sin da subito ci è stato chiaro che la cultura, la creatività e l'arte potessero essere la chiave per trasformare, diciamo, questo luogo abbandonato in un nuovo centro polare per Firenze. Aria Days sono 3 giornate che Manifattura Tabacchi e Palazzo Strozzi hanno organizzato in congiunzione. Primo punto è stato quello di organizzare 2 giornate di formazione presso Manifattura Tabacchi con 2 ragazzi che fanno parte del team di Aerosin e hanno formato un gruppo di persone che era stato selezionato da Palazzo Strozzi per apprendere l'arte di far volare le Aerosin Sculptures. Portare all'interno di Manifattura Tabacchi un progetto laboratoriale come quello di Aerosin era un'occasione di andare più nella sperimentazione. Non stiamo parlando di una mostra nel senso tradizionale del termine, ma proprio di un laboratorio a tutti gli effetti. Le tracce invisibili lasciate dal volo delle sculture aerosolari, che noi chiamiamo aeroglyphs, sono la rappresentazione della firma della città di Firenze, in questo caso insieme a Manifattura Tabacchi e Palazzo Strozzi, verso una nuova epoca dell'aria. L'artista ha quella capacità di esprimere, di mettere in forma, di rendere visibile a tutti qualcosa di universale. Io credo che Thomas Saraceno sia riuscito a rendere visibile una possibilità. È un primo passo solo per allargare la propria mente su altre forme di mobilità. Questa forse è la grande forza dell'arte, della creatività in generale, no? Che riesce veramente a trasformare qualsiasi cosa. In questo caso un progetto, in tanti casi intere città o nazioni.